ferma, ferma, non andare. Dovunque tu stia andando. Ma lui è Ah. amico. Guarda là in fondo. È l'interruttore quello là in fondo, Adesso esplodo, guarda. È una valvola, c'è scritto USA. L'hai girata? Non si è girata, purtroppo. Ci ho provato. Dannazione. Niente. Qualcosa servirà a sta valvolina, Il no? marchingegno non si muove. Ehi, capo della resistenza, dov'è l'altro dell'Hyperion, il tuo amico? Perché è un capo della resistenza? Più Possiamo togliere o le dita meno. dal grilletto? Ah no, O almeno aspetta. mirare Non è altrove? di Pressi... di Siamo no, Pressi quel. quello della Telltale, Resistemmo a scusa, cieli sì. nemici, Ah, molto infatti improbabile. è nano. Ecco, insomma, il nemico del mio mostruoso nemico vegetale, giusto? Certo che sì, vedo che È un Hector ha ventriloquo, scattato anche te. bravissimo. Aspetta, e Cambiere se come Hector fosse fossero, stato allora? Questo su quello è il mio del Telltale? accampamento, Non me vecchio lo burner. ricordo. Forza, i rampicanti di Hector potrebbero tornare. Ci conviene fortificarci, cacciatore. Hanno disattivato il muro di fuoco di Backburner. Hai capito bene? Un vero muro di fuoco. Basta riattivare i relè di sicurezza e la situazione tornerà bollente! Sai che anch'io ho aperto una cripta. Sono stato contabile Non è vero. all'Hyperion, predone delle risorse e capo dei banditi. Che bella storia. L'ha aperta il tuo collega, la cripta, non Niente, tu. te la racconterò di fronte a un piatto di carne di dubbia origine. Vivevo insieme al mio clan di banditi nel relitto della stazione Helios. Poi è arrivato Hector e ci ha intimato di dargli i nostri cannoni lunari. Ma noi gli abbiamo detto no signore, neanche per sogno. Però Bravi. poi si è rivelata, ecco, È una stato più bestia. simpatico con la follia. Abbiamo È affrontato stato l'esercito pazzo. di New Pandora, ma non avevamo speranze contro di loro. Certo, avrei potuto armare i miei soldati con qualcosa di meglio, dei puntatori laser Hyperion. Direi. Gli hai dato Sarà solo i per la prossima puntatori, volta. senza le armi? Io e gli altri superstiti ci siamo radunati qui e ci stavamo preparando a Larenz? riconquistare la Helios quando il Mi? gas di Hector ha trasformato Quella è la tutti in Helios. mostri pianta, tranne me. E adesso quell'Hector se ne va in giro come se Ah! Ti fosse ricordi tornato quella che era in dall'altro cielo a pianeta di forma di H Pandora? dove c'era su Insomma, l'Hyperion? non sa che Pandora è come l'aria, la Sì, carne per i aspetta, è collegato banditi. a quello da Fatto per Telltale essere allora. ucciso. Secondo me è collegato a tutto questo. Cioè, fa da ponte tra tutto per fare poi Aspetta, ma partire il treno. manca il robot. Ti ricordi quello Perché che quello sì. trascinava i protagonisti Sì. all'inizio? L'Otherbot. Ecco. Ma Quindi manca anche l'hai. l'altro protagonista. In realtà, gli altri due. Anzi, in realtà mancano i protagonisti. Perché lui sarebbe la spalla, senza offesa, amico. Infatti. I protagonisti erano la ragazza e il ragazzo. Che non mi ricordo ovviamente il nome perché la mia memoria è fantastica. È passato un po' di tempo. Poi non l'abbiamo farmato. Cioè, non ci Sì, abbiamo io l'ho giocato finito come una abbiamo volta e giocato. basta. Ma Non allora, so. la smetti di schiacciare tutti i pulsantoni rossi? Cosa ti ha insegnato Doctor Who? Che Ah! rosso è male, non si schiacciano tutti. Guardalo, eh. Vado a girare questa valvola e se permetti lo faccio così. Aspetta, aspetta, che forse questa è benzina. Appunto, scappo Quindi via per devi. quello. Io ero nell'acquetta. Io Ok. ho preso fuoco. Vai, vai, vai. Quanto lontano è andato? Oddio. Pericolo. Hai bisogno? No, no. Ma mi arrivano delle felici dai chilometri. Ma che raggio ha quel robo? È fichissimo. Però non so dove l'ho trovato. L'ho trovato e basta. Tante porte chiuse, manco una casa segreta. Finora Magari sono almeno. tutte lì dietro. Speriamo. Ehi, 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 ehi! Siamo pazzi? Un'altra uccisione pulita. No, ma Attivo. fai pure, cioè io mi sono preso una liana nei denti e tu stai schiacciando i tasti, no? Fai pure, stai lootando, fai pure, fai pure. Prima che ci scambiamo i ruoli. Che lo si dica, Io non se il lo povero dei miei è sopravvissuto, vedrai che tornerà di corsa appena vedrà le fiamme. Come sempre, è troppo divertente. No, sembra vuoto. Sorry, we are closed. Non so se riesci a vedere dentro. Sì, non c'è niente per ogni. È un quadrato vuoto, per ora. Peccato. Però. Sembrava promettere bene, però. Sembrava promettere Moxie. Però.
par che mi viene. Avere una pistola che spara 6 proiettili in un colpo solo non è molto utile dalla distanza. Vado via, cosa succede? Apre le mie spalle, lo sapevo. Fermo lì tu. Visionario duro infetto. Visionario poi. No, lesionario. Ah, ho capito visionario. Casche trasformano in piante estremi e estremi rimedi. Fanculo Hector, lurido invasore. Gli faremo un culo così. Patto di sangue. Ehi, è arrivata Lily con robe. Ehi là, killer. Hai trovato un accampamento, vedo. Resteremo qui finché. Ci ho trovato anche un tizio bizzarro. L'accampamento è mio, però. Non più coso. Come? Hai la mia attenzione. Come? Voglio teletrasportarmi a Sanctuary per far fuori Hector. Forse posso ancora sistemare tutto. Tu devi stare molto tranquillo. Ma meno male che non ce l'hai fatta. Niente da fare. Non posso raggiungerlo. La città è inondata di gas. Tannis, non è che riusciresti a creare un antidoto? Senz'altro. Innanzitutto dobbiamo capire come funziona questa mutazione. Portatemi dei genitali di pianta, o fiori, come li chiamano sui libri che leggete voi. L'avete sentita? Diamoci una mossa. Come sono fatti i genitali di pianta? Cosa intende? Dove li prendiamo i genitali alla pianta? Non lo voglio sapere, ok? Niente di meglio di una bella vena. Non troverai merce migliore da nessun'altra parte. Ve ne sono assicurato. Arrivederci. Quella lì io speravo proprio che fosse esplosa con Sanctuary. Lily, perché ti sei adoperata per salvarla? Doveva esplodere quella lì. Se lo meritava. Allora, dobbiamo andare a Dal. Qui. Cos'è che ha detto? Qui. Qui. Ah, da te? Arrivo. Qui. Mi sembri tutto piccolo piccolo. Così avete fatto amicizia con quel bandito della Helios. Me l'aspettavo. È stato facile prendere i loro cannoni lunari. Adesso posso sparare il mio gas paradiso. Ah, quindi è colpa sua se ora puoi fare tutto sto casino. Riutilizzare si chiama strategia. Segnatevelo, casomai voleste vincere una volta ogni tanto. Ho una voglia di ammazzarlo. Porta i campioni a è talmente importante questo personaggio che non sappiamo manco chi è. Cioè, abbiamo. Esatto. Sei al sicuro? Oh, sì. E che cazzo? Sono rinchiusa in uno dei miei tanti rifugi antipanico. Tornano comodi quando si passa la vita nel panico. Basta con i convenevoli, però. Portatemi i campioni e potremo schierare anche noi il nostro esercito di piante mutanti. Ci basta un antidoto, sai? Oh, va bene. A volte non capisco proprio come ragionate. Insomma, lei vuole fare un'apocalisse? Io continuo a radunare i rider. Cioè, il suo piano però non era male. Cioè, era carino. Non è stata una buona idea. Non è stata una buona idea. Che succede? Ci sono spore ovunque. Io ho preso del danno da qualcosa. Temo dalle spore. Ah, sì. Io no. Sì. Aspetta, stai lì. E salvami la vita se succede qualcosa di molto brutto. Più di metà. Non vedo cambiamenti. Guarda che ora esplodo. Niente, è arrivato quasi alla fine e poi è finito l'effetto. Che peccato, devo diventare una pianta bellissima. Prossimamente. Una macchina ostile! Camionetta bambini. Sì, camionetta dei bambini. Uno Twills. Le scelte ripiegano i miei lobby interni. Cosa succede, scusami? Vai, niente. Sali. Le scelte ripiegano i tuoi lobi interni. Aspetta, no, un attimo, non sono ancora su. Ho visto, mi sono spostato perché vedo che non salivi, prego. Ah, ma è vero che si guida col mouse, mio Dio che fastidio.
Non so come si fa il turbo. E perché la ecco, macchina insieme. Ups. È successo. Oh, però siamo ancora vivi. Ma io dove devo andare nella mia vita? Dico. Intanto uccidi schifezze, bravo. Ma sai, è un po' scomodo il barilotto da lanciare. Fai strada. Peccato. Quindi bisogna andare a piedi. Tristezza. E poi, Maya? Esibizionista. Ti sono più efficace quando combatti nei pressi di una sacca di gas. Curioso, ma è potenzialmente utile. Tieni d'occhio il tuo livello di esposizione. Sempre che l'idea di coprirti di rami e impazzire non sia una tua perversione. Io voglio provare invece. Ecco da consigliarti. Vai, vai. Ma sto morendo, non sto diventando una creatura orribile. Voglio diventare una bellissima farfalla. Cerca di ottenere dei campioni da quegli effetti. Devi prenderli lì i cosi, come si chiamano, i campioni. Aspetta, non vedo niente. Ehi, che è quello schifo volante? Come schifo volante? Oh, non offendiamo. È morto, non eri tu. Okay. Una pianta bellissima. Sta succedendo, Laris. Lo sento. Il cambiamento. Ah. Arriva. Succede. Tristezza, moglie, basta. E beh. Ne è cambiato. Magari non, è, non, sei, non sei fatta per mutare. No, diventare una pianta. Sei una sirena. Ma a me dobbiamo uccidere gli scaghi infetti. Ce ne mancano due. Sì, però quindi e questo è un oggetto di missione. Ah, piglialo. Oh, ecco. Ho trovato un testicolo di sono persino per gli standard di Pandora. È improbabile che si tratti di un gas naturale. Qualcuno ci ha messo le mani. Ma non mi dire, forse il tizio che ci ha fregato Pandora, forse? Sì, Pandora Sanctuary. Sera non è la sera. No, quello che volevo dire soprattutto è che fammi vedere i testicoli di pianta, che belli. Lo raccolgo. Il gas è stato progettato ad hoc per causare brava, un aumento esponenziale della biomassa. In parole semplici, gas rende pianta piccola grande che fa la bua. Allora, io adesso vorrei mettere una taglia sulla testa di questa creatura. Chiunque me la uccide sarà ricco per tutta la vita. Gli pagherò qualunque cosa. Me la dovete uccidere, la Farnis, ok? Ma è detta lei. Povera ta. Ma l'hai sempre odiata ora che l'ho sempre pensi. Odiata io la Tannis, sì, dall'uno. Quella non muore mai perché c'è dall'uno. E chissà per quanto sopravviverà ancora. Mortale così. C'è uno dietro di te. Ok, questo è l'ultimo. Però dobbiamo ancora prendere i... Che schifo è quello lì? Non ho l'abilità. Aspetta, c'è scritto bottino. Di... Nido di bottino. Quindi tipo... un mimic. Infatti... Dicevo, stavo pensando, anziché prenderlo, dobbiamo fare gli ultimi due scag che ci mancano, sennò ci dà fallita la... Sì. Però la dove stanno questi scag? Quante casse? Apri, apri! Ma cos'è sta roba? Hai trovato? Ma da quando c'è la scatola della Moxie's Pizza? Scusami, da quando fanno la Moxie's Pizza in scatola di latta? Da adesso. Ecco gli ultimi scag. Aspetta che lancio la granata. Anch'io. Facciamo così, così vanno a segno sicuro, ecco bene. Sì, ok. Ehi, che spavento, non l'ho visto che sono ancora vivo. Quindi non è servito a niente farlo. Perché? Cos'è che ti ha detto? Non l'ho ascoltato, mi sono spaventata con lo scaghi. La Tannis ha detto che non è servito a niente ucciderli e che ai fini di ricerca era inutile. Ma vedi che quella lì è inutile? Lei è inutile, non gli scag. Poveri, mi ha fatto uccidere la fauna locale per niente. Maledetta donna.
Una questione di spore, campione per la Tannis. Lei li chiama genitali di pianta. Che schifo, effettivamente, che schifo. Creare un gas del genere richiede una conoscenza di biogenetica avanzata che posso solo definire geniale e seducente. Ora ci resta da capire l'effetto del gas sugli umani. Mi serviranno dei campioni di materia cerebrale, o come la chiamo io, quella buona roba grigiastra. Come, scusa? Penso che se la mangi, sai. Che schifo, hai ragione. Però c'è una missione qua in giro. Fammi guardare anche a me. Missione disponibile, la stranissima coppia. Io non vedo niente però, cosa sta, sei pazzo? Cosa stai leggendo? Non c'era scritto niente lì. Pensavo veramente che mi crescesse, che so, un braccio verde, che non potessi più usare le armi per un certo periodo di tempo. E invece... è vero! Scusa. Delusione. Mi dimentico che devo curvare col mouse, perché è scomodo, premo le frecce e la macchina non gira.